Ciao a tutti, oggi prepareremo il pesto di zucca. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono mandorle pelate, scalogno, olio extravergine di oliva, zucca tagliata a pezzetti, sale, parmigiano e basilico. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano e il basilico. Facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Mettiamolo da parte. Senza lavare il boccale, metteremo all'interno del boccale lo scalogno. Lo facciamo tritare per 5 secondi a velocità 5. Riuniamo sul fondo del boccale. Aggiungiamo l'olio. E facciamo insaporire per 3 minuti. 120 gradi, velocità 2. Aggiungiamo le mandorle. Li facciamo tritare per 10 secondi a velocità 8. Riuniamo sul fondo del boccale. Aggiungiamo adesso la zucca, il sale e la facciamo cuocere per 25 minuti, 100 gradi, velocità 2. Lasciamolo raffreddare all'interno del boccale. Una volta che il composto si è raffreddato, mettiamo il trito di parmigiano. Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo frullare per 30 secondi a velocità 7. Il pesto di zucca è pronto, mettiamolo in un contenitore. Pesto di zucca. Si conserva in frigo per 3-4 giorni. Può essere utilizzato per condire la pasta o servire con crostini e bruschette. Grazie e alla prossima ricetta!